Prima però chiamo il Don Paolo qua sopra. Ah, questa è la conclusione dopo il bel ballo. Andiamo a dormire, a riposare. Bene. Beh, non è mai molto facile dire un grazie quando questo grazie è condito da parecchia nostalgia, no? E si rinnova dentro di me il pensiero guardando un po' questa riprendita. Adesso c'è la mania del riprendere, poi di mettere tutto su YouTube, vai che i giovani informatici. Rivedendo allora queste foto, sono stati anni molto belli, impegnativi ma non tanto, nel senso che appena arrivato qui ho trovato già una forte collaborazione, ed è quella che troverà anche Don Sergio, penso, che sta già trovando. Io non ho fatto altro che inserirmi, no? E lasciarmi portare da quello che già c'era. Allora ringrazio ciascuno di voi, i ragazzi, gli adulti, per i canti, molto belli, i video, ma soprattutto per l'accompagnamento di questi anni. Qualche ragazzotto di Paderno è tipo quello che abbiamo visto, Quinto Giaro, siamo lì, Davanti a casa mia c'è una gelateria, io comincerò a fare la pastorale del gelato. Ho già incominciato a offrire il gelato a qualcuno un po' sbandato che c'era lì di fronte, e allora va bene, mentre il mio coadiutore farà la pastorale in oratorio, io farò la pastorale del gelato. E un po' così, sono ragazzi di un certo tipo, ecco. E allora rimpiangerò anche i giovani che ho intorno, che hanno il loro modo di essere vero, amante di questo ambiente, dell'oratorio, e questo è molto importante. Perché avere una passione, avere un amore comunitario, avere il desiderio anche di confrontarsi con degli adulti o con dei bambini, penso sia essenziale per un giovane, no? Detto questo, io rinnovo il mio grazie. Domani ci sarà il momento di preghiera, adesso non voglio star qua a farla troppo lunga, insomma. Grazie per tutti questi anni, chiedo scusa se ho offeso qualcuno oppure se sono stato inadempiente in qualche settore, sono contento di aver riempito tutto di moquette, così i ragazzi non si fanno mai, non si lanciano più sassi, devo andarli a prendere sotto la moquette. E poi per il resto ho anche apprezzato la buona cucina di qualche vostra famiglia oppure dei nostri cuochi. E non soltanto il Pino, anche Zanaboni, anche i primi tempi con i giovani si mangiava insieme, dunque ho apprezzato anche questo, un po' di pancia c'è. E ho apprezzato anche la montagna con ciascuno di voi, meno quelli che sono venuti, e la condividere insieme la passione per le cose belle. E allora continuiamo così, io da una parte, voi dall'altra. Grazie.